Un caloroso saluto a tutti gli amici sportivi che ci stanno seguendo su LNP Pass, seconda giornata del campionato di Serie B Old Wild West, girone C, gironcino C2. Al commento Adriano Mannucci, alle riprese Bruno Scarpone per la gara che vede di fronte la Giulia Basket Giulianova contro la Sutor di Montegranaro. Gara già importante per entrambe le formazioni, perché in un campionato così breve, con solo 14 partite nel primo girone, ogni passo falso può essere decisivo. Si gioca sul parquet del Palasport Di Nardo, Di Maio e Pasquali di Atri, casa da gioco per questa stagione del Giulia Basket Giulianova. Gli arbitri di questa gara sono i signori Nicolò Bertuccioli e Daniele Guercio. 35 secondi prima della palla 2. Giulia Basket, squadra ovviamente forzatamente rinnovata, raccoglie l'eredità del Giulianova Basket 85 nelle scorse 7 stagioni in Serie B. Per il Giulia Basket un compito importante, quello di portare in giro per l'Italia il nome di Giulianova. Ancora qualche istante prima di vedere i quintetti in campo, ricordo gli allenatori per il Giulia Basket: il signor Andrea Zanchi, per la Sud Montegranaro coach Marco Ciarpella. Ancora qualche istante prima di iniziare il gioco per quello che è per il Giulia Basket l'esordio casalingo stagionale. Vediamo pronti in campo per il Giulia Basket il numero 19 Iba Tiam, il numero 10 Matteo Tersillo, il numero 8 Andrea Spera, il numero 15 Alberto Cacace. Manca il quinto, il numero 45 Gabriel Dron. Per quanto riguarda invece Montegranaro, con il numero 14 Gianluca Tibbs, visto nella passata stagione brevemente proprio con la casacca di Giulianova, arrivò praticamente nel mese di febbraio, non fece neanche in tempo ad esordire perché il campionato fu bloccato per il Covid. Allora, per Montegranaro numero 32 Simone Bonfiglio, numero 14 momento Gianluca Tibbs, il numero 10 Tommaso Minoli, che è anche il capitano della Sutor, il numero 2 Alessandro Riva e il numero 11 Francesco Ciarpella, tra l'altro unico confermato dalla passata stagione in casa Sutor Montegranaro. Un saluto ovviamente agli amici che ci seguono da Giulianova in diretta streaming e ovviamente agli amici che ci seguono da Montegranaro. Guardiamo seconda giornata del campionato di Serie B, girone C, sotto girone C2, Giulia Basket contro Sutor Montegranaro. Palla 2 tra Tiam e Riva, vinta da Montegranaro che gestisce il primo attacco con Bonfiglio. Difesa uomo per Giulianova che lancia il quintetto subito. Tersillo, stante anche gli infortuni subiti da Epifani e Tognacci nella gara contro Ancona. Recupera palla Giulianova con Dronne che va in uno contro uno, appoggia canestro, non va, prova il rimbalzo Cacace, l'ultimo tocco di Riva, palla per Giulianova con rimessa da fondo campo. La rimessa di Cacace, la palla per Tiam, gira la palla per le linee esterne, Giulianova, la tripla di Tersillo, giocatore con la buona mano, una buonissima mano dall'arco dei 6-25, praticamente all'esordio in Serie B l'anno scorso era a Bassano tra settore giovanile e Serie C. Fallo di Dron su Bonfiglio, ma è chiaro, diciamo, il piano tattico di coach Zanchi mettere grossa pressione al portatore di palla avversario, e Dron è quel tipo di giocatore.
La rimessa è per Montegranaro nell'out di destra. Ciarpella prova a far salire Bonfiglio. La palla è per Tibbs. Prova a buttarsi dentro. Ancora arriva a giocarsi uno contro uno contro Tiam. Bonfiglio, 5 secondi a terminazione offensiva. Terzillo, Bonfiglio batte la difesa. Un ottimo pallone per Ciarpella che sbaglia praticamente un rigore. Può ripartire Giulianova, si gioca su ritmi molto alti almeno per quanto riguarda il Giulia Basket. Cacace per giocarsela uno contro uno, poi scarica su Spera. Tiam in post basso contro Tibbs. Tiam più alto, Tibbs più pesante. Spera uno contro uno, si palleggia sulle gambe, l'ultimo tocco è di Riva e nuova azione offensiva per Giulianova, solamente 4 secondi nell'azione offensiva. Azione che si era fatta troppo farraginosa per i ragazzi di coach Zanchi. Cacace per Spera, dormita di Riva. 2 punti anche per il lungo ex Napoli, 5-0. Il vantaggio del Giulia Basket. Fallo di Terzillo e credo che coach Zanchi non sarà molto contento del fallo di Terzillo. Buona l'aggressività, ma fallo ampiamente evitabile. L'arbitro fa cambiare il lato della rimessa. 1:40 scarsi passati nel primo quarto. Punteggio 5-0 per Giulia Basket sulla Sudor di Montegranaro. Bonfiglio un po' lui il terminale offensivo principe di Montegranaro, proprio già al tabellone, forse c'è un contatto, rimbalzo di Tibbs, Spera salva un gran pallone, riparte Dron. Spera si prende la tripla, ma questo tiro nelle sue corde e sono 5 punti di Andrea Spera. Il rimorchio triplone per, diciamo, il lungo ex Napoli. Prima stagione a Giulianova. 8-0 il vantaggio, vantaggio interno. Tibbs, la palla per Riva, appoggia al tabellone, Riva, rimbalzo ancora suo, appoggia ancora al tabellone, ancora rimbalzo del terzo, è la terza volta segna, ma c'è infrazione di passi. Infrazione di passi, rimessa per Giulianova e cambio vuole coach Ciarpella, fuori Riva, dentro Cipriani, abbassa il quintetto in maniera vistosa. L'allenatore Veregrenze con Cipriani che va su Cacace e zona, zona 2-3 con però Cipriani che segue Cacace. Dron si prende la tripla, rimbalzo di Spera, Cacace prende fino per terra, Terzillo finta la tripla, prova a buttarsi dentro, buona la difesa di Montegranaro, 9 secondi in azione offensiva, Spera si prende un'altra tripla, rimbalzone di Dron. La palla per Tiam post basso, prova a giocarsela contro Tibbs, questa volta sbaglia, rimbalzo di Spera che giganteggia sotto le plance. Fallo del numero 11 Ciarpella, primo fallo e timeout richiesto da coach Ciarpella, timeout anche per noi. Il parziale di Giulianova, una Giulianova che sta tirando da 3 punti con 2 su 3, la tripla di Terzillo e la tripla di Spera, da 2 punti 1 su 2, 4 rimbalzi totali per Montegranaro, invece 0 rimbalzi dicono le statistiche tra difesa e attacco e 0 su 3 al tiro dal campo, percentuali molto basse dopo 3 minuti nel primo quarto. Con il time out che è terminato e le squadre tornano in campo. Dalla lunetta Spera per 2 tiri liberi,
mentre in campo per Giulianova Di Carmine al posto di Tiam spera, sbaglia il primo tiro libero. Lui è un giocatore con ottime percentuali. Uno su due, sesto punto di Andrea Spera. 9-0, quasi doppia cifra. Giulianova, ancora ferma al palo Monteranaro. Prova a buttarsi dentro, Ciarpella, rimbalzo solo toccato da Tibbs, ci mette una pezza Terzillo, riparte Dron. Si rischia in difesa la Sutor, Cacace prova a giocare con Di Carmine in post basso, preferisce allargare il gioco su Dron nella parte sinistra del campo, arresto il tiro di Dron, primo rimbalzo della gara per Monterenaro, lo prende Tibbs, Ciarpella contro Di Carmine, zingata solitaria e canestro. Anzi, non era Ciarpella, mi scuso. Il canestro era di Minoli. Due punti per Monteranaro che rubra la palla sul rimbalzo difensivo. Questa volta è sì Ciarpella, ma perde il pallone sul tocco di Terzillo. L'apertura su Di Carmine che prova a giocarsi uno contro uno. Lo scarico su Cacace, molto lavorato. Cacace in post basso. Riesce a dare un pallone su Terzillo, nell'angolo la tripla di Terzillo, rimbalzo di Cacace di forza, perde la maniglia, l'ultimo tocco di gli arbitri e di Tibbs. Mentre ancora cambi in casa Monteranaro, dentro Gallizzi, posto di Ciarpella, cambio anche in casa Giulia Basket, fuori Spera, dentro Tiam, quindi tatticamente per Giulianova cambia poco. Un centro per un centro, con attitudini però un po' diverse Tiam rispetto a quelle di Spera. 5.44 sul cronometro. Tiam palla in mano, preferisce darla in post basso su Cacace, c'è la difesa di Monteranaro, Cacace in allontanamento, costretto ad inventarsi un tiro. Terzo rimbalzo per Monteranaro. Gallizzi spende la tripla dall'angolo, rimbalzo solo toccato da Terzillo. E la rimessa sarà in zona offensiva per gli ospiti, che negli ultimi due minuti hanno ripreso coraggio dopo l'inizio gara effettivamente non di quelli clamorosi. Gallizzi, la palla per Minoli, subisce Cacace, Tibbs voleva il pallone con un triangolo, cioè con la palla a Bonfiglio e poi a lui. Si prende un fallo di grande esperienza Tommaso Minoli su una sciocchezza difensiva di Cacace allo scadere, quindi tre tiri liberi per Minoli per far riavvicinare Monteranaro a due possessi di distanza dai padroni di casa, che hanno approcciato la gara in maniera comunque migliore rispetto alla formazione di Ciarpella. Terzo punto di Minoli. Diventano 4, ma avrà anche un altro libero. Fallo infatti era su azione di tiro, quindi 3 tiri liberi per Tommaso Minoli. Lo sbaglia, rimbalzo di Di Carmine, l'apertura è su Dron. Si schiena in difesa Monteranaro con pressione sul portone di palla e raddoppio, butta palla Dron, si lamenta Di Carmine che voleva il pallone per gestire un'azione offensiva più tranquilla, più ragionata. Bonfiglio contro Dron, prova il taglio Cipriani, la palla in post basso su Tibbs che però perde la maniglia. Dopo un inizio scoppiettante da parte di entrambe le squadre, un paio di minuti di basket non proprio spettacolare. Tiam su Terzillo, la finta si butta dentro e segna un gran canestro in avvicinamento. Sono 5 punti di Matteo Terzillo, 6 punti di Andrea Spera, 4 punti di Minoli per Monteranaro. 4.28 sul cronometro, vantaggio ancora per Giulia Basket. Cipriani, arresto e tiro, rimbalzo di Cacace che lo strappa alle mani di Tiz. Cacace, l'apertura su Di Carmine, controllo di palla
per Kakashi, costretto a inventarsi un canestro, si lamenta per un fallo che poteva anche esserci. Capovolgimento di fronte rapidissimo di Monteranaro e canestro del numero 15 Leonardo Cipriani, 13-6. Accenno di zone press per la formazione di Monteranaro. Si gioca su ritmi molto molto alti. Di Carmine, finta, alza la parabola. Tiam sbanaccia il pallone, lo butta sulle mani di Tibbs, rimessa ancora per Giulianova. Mentre altro cambio per Monteranaro, torna in campo Riva al posto di Tibbs. Quindi dopo essere partito con due lunghi, coach Ciarpella sono diversi minuti che sta giocando con un solo lungo, alternando Riva con Tibbs, cosa che ha fatto anche Zanchi negli ultimi tre minuti. Taglio di Carmine, sempre zona per Monteranaro. Di Carmine si prende la tripla, anzi no, la tripla se la prende Tersillo, questa volta sbaglia, ma il rimbalzo era quasi suo, secondo fallo di Tersillo. E c'è il cambio. Dentro il numero 18, malatesta per Giulianova, al posto di Tersillo, gravato di due penalità. E con penuria nel reparto esterni, coach Zanchi credo non sarà contento del fallo che ha commesso Matteo Tersillo. Monteranaro perde quasi il pallone, poi lo perde completamente, non si capiscono Gallizzi con Bonfiglio. Torna in campo Spera al posto di Tiam, quasi platoon system adottato da entrambi gli allenatori, tantissimi cambi in questo primo quarto, 7 minuti al termine, 13-6 il punteggio. Kakashi non se la sente di prendersi il tiro, Spera in zona centrale, l'apertura su con la testa, prova Spera. 7 secondi al termine dell'azione offensiva. Drone, rimbalzone di Carmine, fallo e canestro subito. Attendiamo la segnazione dell'arbitro. Il fallo è del numero 15 Leonardo Cipriani, primo fallo per lui e per Di Carmine, è il primo canestro dal campo, ma avrà anche il libero aggiuntivo per il gioco da 3 punti. Ciarpella fa riposare Bonfiglio, inserisce il numero 20 Giovanni Romanò. Concretizza il gioco da 3 punti Gianluca Di Carmine, sono 16 punti di Giulianova, 16-6 più 10 quando mancano 3 minuti scarsi al termine del primo quarto. Fallo di Spera che fa disperare il coach Zanchi. E ci sono due tiri liberi per il playmaker Belegrenze. Giulianova ha esaurito il bonus dei 4 falli a disposizione. Dalla lunetta mette il primo punto di Gallizzi. Ed un bel 2 su 2 per Ezio Gallizzi. E pressing sulla rimessa per Monteranaro. Drone prova a farsi vedere la testa, Drone se la gioca in solitaria, quasi perde palla ma c'è il fallo di Gallizzi. Terzo fallo per Monteranaro, per Gallizzi dovrebbe essere il primo, infatti dal tavolo confermano primo fallo per Ezio Gallizzi. Di Carmine un po' sbasso, vuole giocare solo contro uno, si gira sul perno, Romanò non riesce a difendere su lui. E sarà 5 punti Gianluca Di Carmine, è sempre doppia cifra il vantaggio di Giulianova. Minoli prova a giocare uno contro uno, c'è l'aiuto difensivo di Spera, il rimbalzo ancora di Minoli e il fallo, fallo di Kakashi.
due tiri liberi per Minoli e dovrebbe essere il secondo fallo per Cacace. Chiamata che lascia perplesso coach Zanchi, che chiama a rapporto Tiam. Probabile il cambio con Cacace, anzi più che probabile è sicuro il cambio di coach Zanchi, vuole preservare Cacace da falli, quindi torna una conformazione di quintetto con due lunghi. Due tiri liberi per Minoli. Che sarà qua da 5 punti personali. Rimbalzo di Tiam che quasi perde palla, la recupera, riesce a salvare il pallone. Drone subisce fallo da parte di Romano. Azione un po' confusa. Palla che è scappata dalle mani di Iba Tiam. Per Montenaro con questo termina il bonus, quindi tiri liberi per ogni fallo commesso in difesa e rimbalzo, sia per Giulianova che per Montenaro. Sempre zone press per coach Ciarpella. Tiam fronteggia il canestro. Drone, la palla per Spera, raddoppiato, ancora Drone. Non si capiscono di Carmine e Tiam. Tiam era salito per portare un blocco, di Carmine voleva dargli in post basso e alla fine la palla invece per Montenaro quando mancano 105 secondi al termine del primo quarto. Zingarata solitaria per Tommaso Minoli contro Spera che gli rende centimetri di difetto. La stoppata di Tiam è rimessa ancora per Montenaro, 7 secondi solamente per concludere l'azione offensiva per la formazione gialloblu. Il taglio di Riva, Spera non riesce a contrastare il tiro e per Riva il primo canestro dal campo, si porta a meno 7 Montenaro, 18-11 per il Giulia Basket. Batte la zone press Drone con l'aiuto di Spera. Il taglio di Malatesta. Drone smette di dare il suo tiro cortissimo. La palla carambola sulle gambe di Romano. È rimessa per Giulianova che negli ultimi 2-3 minuti ha perso quella fluidità offensiva che aveva avuto nel corso della fase iniziale del primo quarto. Le rimesse di Carmine, molto lontano da canestro Iba Tiam, brutto il pallone di Malatesta su Tiam che lo voleva più forte e magari anche più alto. Ancora rimessa per Giulianova, 8 secondi al termine della prima offensiva. Sempre di Carmine a gestire la palla. Malatesta, 6 secondi, sono 5 secondi, costretto a forzare Drone, prova l'assist per Tiam, brutto pallone e il time out richiesto da coach Zanchi che vuole parlarci su perché ha visto un Giulia Basket che negli ultimi minuti ha perso un po' il bando della matassa in fase offensiva. 18-11 dicevamo il punteggio, miglior marcatore per adesso per Giulianova Andrea Spera con 6 punti, mentre per Montenaro 5 punti per Tommaso Minoli di cui 3 dalla lunetta, per lui 3 su 5. Presso il dato più importante sono i 14 rimbalzi per Giulianova contro i 7 di Montenaro, 14 rimbalzi di cui 7 offensivi. La situazione falli però preoccupa un po' coach Zanchi con 6 falli commessi, 2 da Tersillo e 2 da Cacace, mentre per la formazione di Montenaro la situazione è molto più fluida con 4 falli commessi, ma tutti i giocatori con un fallo: Romano, Gallizzi, Riva e Ciarpella. Si torna in campo, è terminato il time out con Giulianova che si è trovato avanti anche di 10 sul 16-6 negli ultimi però
l'ultimo minuto e mezzo, due minuti abbondanti, parziale di 2-5 in favore della formazione ospite, che si è riportata a tre possessi di distanza. Minoli e lui in cabina di regia. Prova a giocarsela il numero 15 Cipriani, Minoli, il fallo in attacco con gli arbitri. Fallo del numero 2 Alessandro Riva. Primo fallo per il pivot ex Piombino nell'ultime due stagioni a Piombino. Dron e lui questa sera con le chiavi della regia. Di Carmine cerca un passaggio che non trova, lo trova in mala testa, vale per via in post passo con la mala testa, si prende il tiro da due, canestro per Federico Malatesta, prodotto del vidraio giuliese. 5 secondi, 4 secondi a terminare dell'azione ed è il quarto, 2 secondi, Bonfiglio sullo scadere, sulla sirena, tripla di Bonfiglio per il 20-14. Per Bonfiglio il primo canestro dal campo e quindi il quarto che termina sul punteggio di 20-14, un Giulianova che aveva iniziato meglio, però delle disattenzioni dopo la metà, dopo la metà quarto hanno consentito ai giocatori di Coach Ciarpella della Sutor di riportarsi a distanza adesso di due possessi pieni sul 20-14. Secondi ancora prima di ricominciare con il secondo quarto, punteggio di 20-14 con Bonfiglio che ha trovato proprio lo scadere del primo quarto la tripla del meno 6. Mentre ci arrivano le statistiche del primo quarto, Giulianova che tira da 2 con il 46%, da 3 punti con il 33, mentre Montegranaro da 2 con il 33, da 3 punti anche con il 33. Percentuali comunque rimesse un po' in piedi nella seconda metà del primo quarto. Dopo tutto eravamo sul 9-0 per Giulianova. Di Carmine e lui a incaricarsi di portar palla. Giocatore veramente all around, come direbbero gli americani, può giocare almeno in tre ruoli. Spera, riesce a recuperare il pallone, subisce il fallo di Romano e dovrebbe essere il secondo per il numero 20 di Montegranaro. Anzi, fallo del numero 11, Ciarpella. Mentre sul cubo del cambio per Giulia Basket, Cacace che entra al posto di Tiam, quindi torna con un primo schieramento con Cacace dal numero 3, Di Carmine dal numero 4, numero 5, Spera, esterni, Tersillo e Malatesta. Di Carmine, la palla è per Malatesta, si prende un'altra volta il tiro e lo mette! Quinto punto di Malatesta, che colpisce praticamente dalla posizione dove aveva fatto canestro nel quarto precedente. E torna più 9 Giulia Basket.
l'apertura verso Cipriani, spende la tripla in faccia a Tersillo, botta e risposta, Giulianova, Montegranaro. E il secondo quarto è iniziato veramente a sprombattuto Di Carmine per Tersillo. Tersillo in palleggio, sempre Di Carmine in post basso, fadeaway per lui, tiro a corto, rimbalzo di Minoli che si fa tutto il campo e subisce il fallo di mala testa, fallo anche intelligente per fermare il contropiede di Minoli. La rimessa è laterale per la Sudor, l'effettua Ciarpella. E lui adesso in cabina di regia, prova il taglio Minoli, si butta dentro Cipriani, Romano da poco più in là del tiro libero, c'è il fallo di uno degli arbitri, fallo, sembrerebbe offensivo, sì, fallo di Cipriani che spinge, si danno anche il 5, Cipriani con Tersillo, per Cipriani è la seconda penalità personale. E con Ciarpella il giocatore gravato di più falli nella formazione ospite, che sempre su ogni rimessa da un accenno di pressing per far perdere quei 5-6 secondi la sua offensiva. Ciarpella il terzo fallo con proteste neanche troppo velate, infatti c'è il tecnico. E i falli di Ciarpella diventano in un battibaleno 4. E il coach Marco Ciarpella sicuramente non è contento, lo avvicenda e in campo va Tibbs. Aveva provato la panchina di Montegranaro a giocare con un quintetto basso, adesso è costretto a rinserire in campo Tibbs, ex della gara, con Ciarpella a grado di 4 falli. Tersillo si prende il tiro libero del tecnico, lo sbaglia. Tersillo con la palla in mano vuole il taglio di Malatesta, lo trova ancora Tersillo, prova a buttarsi dentro, appoggia la mano sinistra, rimbalzone di Carmine, taglio di Spera, rimbalzo ancora suo, Spera di semigancio sinistro, 8 punti di un convincente Andrea Spera. Stoppata subita da Gallizzi, la palla è per Romano, ancora Gallizzi, l'apertura per Cipriani, spende la tripla, l'ultimo tocco è di giocatore del Giulia Basket, la palla va nelle mani di Cipriani, prova a giocarsela contro Spera, viene sotto un rovesciato, rimbalzo ancora il suo, si lotta al rimbalzo, la palla è per Di Carmine che vuole mandare tutti via. 7-28 da giocare nel secondo quarto, 25-17, fasi di gioco confuse, il fallo di Minoli su Cacace, Minoli che gli rende centimetri anche diversi chili, se non andiamo errati dovrebbe essere il primo fallo per Tommaso Minoli. C'è il cambio doppio in casa Giulia Basket, dentro Drone e Team al posto di un positivo Malatesta e di un altrettanto positivo Andrea Spera. Dalla lunetta Alberto Cacace per due triberi. Cacace con questi due liberi sarà 4 punti. Cambio per Montegranaro che avvicina agli esterni, fuori il capitano Minoli, dentro Bonfiglio, mentre a portar palla è il numero 12 Ezio Gallizzi. Bonfiglio prova a farsi vedere, il taglio di Tibbs, c'è il fallo di Cacace e dovrebbe essere il terzo, è pronto Maurizio Cantarini a entrare sul rettangolo di gioco al posto di Cacace,
con tre falli, giustamente coach Zanchi lo manda in panchina. La partita è ancora lunghissima, e vuole preservarlo. La rimessa da sotto canestro per la Sutor. Palla in gioco con qualche difficoltà, buon pallone su Tibbs che però sbaglia un rigore. Dron è lui con la palla in mano, ma coach Ciarpella vuole la zona. Tersillo spegne la tripla da casa sua, la mette. 8 di Tersillo, 2 triple a segno per lui. Su 4 tentativi. Gira palla per l'esterno e Monterrenaro. 8 seconda terminazione offensiva. Ottima palla per Tibbs che però non ha la maniglia. Con la Tibbs 2 secondi. Fallo in attacco nettissimo. Tibbs che smanaccia con il braccio sinistro contro Tiam. E coach Ciarpella, vede Tibbs un po' nervoso, allora rimette in campo Minoli, abbassa il quintetto, veramente molto basso, senza numeri 5, praticamente senza lunghi, con Minoli che va in posizione di 4, numero 5 dovrebbe essere Romano, almeno per quanto riguarda le marcature in difesa. Dron contro Galizzi. Cantarini, infrazione di passi per Maurizio Cantarini, azione un po' troppo farraginosa, quella dell'ex giocatore l'anno scorso a Mosciano, Sant'Angelo in C-Silver, l'anno prima con Giulianova e poi precedentemente con Pavia in Lega 2. Dron ruba il pallone a Bonfiglio e c'è antisportivo. Sanzionato all'esterno della Sutor. Quindi Dron andrà da lunetta per amministrare i tiri liberi del fallo antisportivo e poi la rimessa in zona offensiva. Primo punto di Gabriel Dron. Sbaglia il secondo. Giulianova che tiene liberi con 5 su 7. Monterrenaro la stessa percentuale, 5 su 7. Rimesse di Carmine. Dron vuol servire di Carmine, ancora la palla per Dron, spende la tripla, non prova la specialità della casa, rimbalzo toccato da Cantarini, solamente smanacciato, palla fuori. E questa volta è coach Zanchi che prova l'accenno di zone press, ma time out da parte di coach Ciarpella che vuole parlarci su con i suoi. Sotto di 14, 5.40 da giocare, 31 a 17 il parziale. Un 31-17 che vede Giulianova con Tersillo e Spera qua da 8 punti per personali. In casa Monterrenaro il miglior realizzatore è Cipriani con 5, ma anche Minoli con 5 punti. Minoli 5 punti tutti nel primo quarto. Partita che sta andando avanti con tantissimi cambi da parte di entrambe le squadre, quasi un platoon system. Quello messo in atto da coach Zanchi e da coach Ciarpella. Termina il time out e le squadre si prendono qualche secondo in più per tornare in campo.
Dentro le squadre in campo con Giulianova che, come dicevamo, si mette in zona, anzi in pressing sulla rimessa. Con Malatesta tornato in campo. Minoli, la palla per gli esterne, Montelaro con Cipriani. Minoli spende la tripla, questa volta sbaglia, rimbalzone di Tiam, riparte Dron nel lato di destra, il taglio di Malatesta, vuole giocarsi uno contro uno di Carmine, praticamente tutti e quattro difensori su di lui, di Carmine sul perno, e inventa un tiro ma la sfortuna nega il canestro, riparte Minoli in contropiede, Bonfiglio subisce il fallo, fallo di Carmine su Bonfiglio, fallo a fermare il gioco. Mentre richiamata la panchina di Monteranaro. Richiamo ufficiale alla panchina di Monteranaro. L'arbitro ha detto alla panchina di non alzarsi in piedi, può essere in piedi solamente l'allenatore. E da qui il richiamo ufficiale. Romano. Gira la palla per l'esterno Monteranaro. Minoli subisce fallo da Tiam. Tiam che ovviamente non può reggerlo sul primo palleggio. Primo fallo per Ibatiam, pronto ad entrare anche Riva per la formazione di Montenaro al posto di comunque un positivo Romano. Bonfiglio contro Dron, zingrata solitaria di Bonfiglio che si fa dare il pallone, spende la tripla e la mette, anzi da due punti, piede sulla linea, quinto punto di Bonfiglio. Meno 12, 31-19, 4:30 da giocare nel secondo quarto, mentre perde palla Malatesta di Carmine, prova la stoppata e il canestro di Minoli. Time out questa volta richiesto da coach Zanchi. Sono 7 punti di Minoli. Mentre vediamo inquadrata la panchina di Giulianova, con la coach Zanchi che non sarà contento del rientro in campo dopo il time out precedente richiesto da coach Ciarpella. Due brutte azioni e time out quindi per interrompere l'inerzia, tutta in favore della squadra di Monteranaro che si è riportata con il vantaggio sulla doppia cifra. Si è riportata, scusatemi, con lo svantaggio a 10 punti, 31-21. Terminato il time out. Ancora qualche richiamo, diciamo, conciliabolo tra gli arbitri e la panchina di Monteranaro. La rimessa è per Giulianova con cambio avvenuto. La rimessa è di Dron. La palla è per Tersillo. Torna Adron che varca il centrocampo, mena molto rapida, consegnato tra Adron e Di Carmine, prova a farsi vedere Tiam contro Riva. Tersillo non prova lo step back, ancora Adron costretto a forzare il tiro, spende la tripla, il rimbalzo di Malatesta. Tersillo, una mezza idea di tirare da tre punti, poi la palla è per Di Carmine. Capisce tutto Monteranaro con Galizzi che si riporta in attacco, mentre pronto spera sul cubo del cambio per Giulianova. Bonfiglio spende la tripla e la mette
sono 8 di Simone Bonfiglio, che riporta Montegranaro a meno 7 sul 31-24. 3 minuti e 30 da giocare nel corso di questo secondo parziale. Tessillo, arresto e tiro, il fallo subito da Minoli. Azione proprio, possiamo dire, scolastica di Tersillo, finta, palleggio incrociato, arresto e tiro, poi è stato anche bravo comunque a prendersi questo fallo, due tiri liberi per lui. Sbaglia un altro libero Tersillo, è il secondo. 0 su 2 per lui da linea della carità. Questa volta lo mette. 9 punti di Matteo Tersillo, che riporta più 8 il Giulia Basket. Accenno di raddoppio a centrocampo. Galizzi batte in palleggio con la testa. La tripla ancora da dall'angolo, questa volta di Cipriani. Terza tripla nel quarto per Montegranaro, che si porta a meno 5 dopo essere stata sotto anche di 13 sul 30-17, parziale di 2-10 per la formazione ospite. Spera, prova a mettersi in proprio. La palla ardita per Malatesta, capisce tutto, Bonfiglio. Minoli appoggia a canestro, il tap in di Riva, è partita completamente riaperta con il meno 3 di Montegranaro, parziale di 10 punti recuperati da Montegranaro, 2-12 il parziale in 4 minuti. Tersillo si prende la tripla, anzi da 2, dicono gli arbitri. 11 punti di Matteo Tersillo, che dà fiato all'attacco di Giulianova. Bonfiglio, c'è la difesa molto stretta, quella di Dron, però Bonfiglio, bello il pallone su Galizzi, si prende un'altra tripla Cipriani, questa volta sbaglia ma sempre dall'angolo. Dron prova a prendersi un fallo ma la testa, mentre coach Zanchi vuole calma. Infatti l'azione di Giulianova torna nelle mani di Tersillo, che si prende un'altra tripla, questa volta la sbaglia. 1-23 da giocare nel quarto con Montegranaro che è in buona scia. Sbaglia però questa volta il canestro Minoli, c'è il fallo, dicono gli arbitri, fallo del numero 2 Riva su Malatesta, quindi due tiri liberi per Federico Malatesta, per Riva è il secondo fallo personale. Giulianova che sta litigando dalla lunetta, adesso è sul 60%, 6 su 10. Diventa 6 su 11, mentre cambio per la panchina giuliese con Cantarini sul cubo. Sesto punto di Malatesta, 1 su 2 dalla lunetta, a vicenda Tersillo con Cantarini, la panchina giuliese. Accenno di pressing per il Giulia Basket, 60 secondi al termine del primo tempo. Bonfiglio girava la pallina esterna, Giulianova, Minoli scarica per Cipriani che si prende un'altra tripla. 11 di Cipriani, terza tripla nel quarto e torna a meno 3 Montegranaro. Dron, apertura su Malatesta,
prova a rispondere, questa volta non va, il rimbalzo è di Dron che perde la maniglia. Minoli per il meno uno. Nono punto per il Camidano, 35-34, parziale di 17-5 per Monteranaro. 5 secondi a terminazione offensiva del quarto. Dron da 3 punti, corto, Spera, salva il pallone e segna sulla sirena. Andrea Spera, per lui 10 punti e termina il primo tempo sul punteggio di 37-34. Un Monteranaro che sarà molto brava a tornare conciliabile tra gli arbitri e di Carmi, ma niente di che, stavo dicendo, Monteranaro è stata molto brava a risalire dal meno 13 e riportarsi a praticamente un possesso di distanza dalla formazione del Giulia Basket. Partita comunque ovviamente ampiamente aperta e si preannuncia 20 minuti ancora comunque molto molto interessanti. Galizzi, il numero 15 Cipriani, il numero 2 Riva, il numero 10 Minoli, il numero 0 Minoli e il numero 32 Bonfiglio. Per Giulano invece il numero 15 Cacace, il numero 5 Capitano Di Carmine, il numero 8 Andrea Spera, il numero 10 Tersillo, il numero 45 Dron. Galizzi si prende il tiro, il rimbalzo è di Carmine. La palla è ancora nelle mani del giocatore ex Chieti, ex Campli. Il giocatore con più esperienza in maglia giallorossa. Dron si butta dentro e segna un bel canestro. Per Dron è il terzo punto personale che riporta Giulianova sul 35-34. Galizzi. Cipriani batte in pareggio Cacace, Riva, tabellata per lui, rimbalzo di Cipriani. Monteranaro dopo un inizio non proprio performante ai rimbalzi è riuscito a mettersi in sesto. Bonfiglio segna una tripla clamorosa, Simone Bonfiglio, 11 punti, terza tripla per lui, ci sta abituando a triple clamorose. Quella in chiusura di primo quarto e questa con l'uomo addosso da praticamente 8 metri. E anche di più. Dron, il blocco alto di Spera. Di Carmine si butta dentro, appoggia a canestro, subisce un colpo. Riparte Monteranaro con Cipriani. Galizzi, Minoli, una mezza idea di tirare da 3 punti. Poi il tiro se lo prende Riva da sotto canestro. 9 secondi al termine dell'azione offensiva. Bonfiglio. L'apertura su Cipriani, la tripla, e per Cipriani la quarta tripla a segno, 4 triple Cipriani, 3 Bonfiglio ed è vantaggio per Monteranaro, 39-40. Quando siamo giunti praticamente al 22esimo, Tersillo appoggia con la mano sinistra, Spera viene stoppato, palla ancora per lui, Tersillo costretto a buttare un pallone, difesa di Monteranaro che sta salendo di tono e anche tanto. Partita comunque ancora molto lunga. Galizzi, Bonfiglio contro Dron, lo batte in palleggio, Dron è su di lui, c'è il blocco alto di Riva. Bonfiglio, lo scarico su Cipriani che appoggia a canestro, segna e subisce anche il fallo. Il fallo è di Andrea Spera, seconda penalità per il pivot giuliese. Cipriani ha 16 punti personali, avrà anche il gioco da 3 punti per portare Monteranaro a un inesperato più 4, almeno 10 minuti or sono.
quando era sotto di 13. 17 di Leonardo Cipriani, che sta giocando veramente una gran partita. E Tersillo in posizione di playmaker. Cacace subisce il fallo. Fallo di Cipriani. Sul tabellino ne ho tre, e infatti dal tavolo confermo tre falli per Leonardo Cipriani. E Ciarpella non ci pensa due volte, li mette in campo Romano. Al posto proprio di Cipriani, non può prescindere adesso dalla coppia Bonfiglio Cipriani, coach Ciarpella. Da loro stanno passando le fortune di Monterenaro. Dron per Cacace, si prende la tripla, prova a rispondere, sfortuna che non aiuta Cacace. Tiro ben costruito, Minoli per Romano, batte in pareggio Spera, si butta dentro, la palla su Riva che segna. Sesto punto di Riva. Giulianova ha perso veramente il bandolo della matassa in fase offensiva. 9 punti segnati in praticamente 10 minuti. Dron prova a rispondere, rimbalzo di Di Carmine che sbaglia, tap-in di Gianluca Di Carmine che interrompe l'emorragia di punti di Giulianova, veramente lunga. Galizzi si butta dentro, il rimbalzo di Tersillo che non si accorge di Galizzi, riesce a salvare il pallone, la palla per Cacace. Ancora Di Carmine costretto a inventarsi un tiro, rimbalzo ancora di Di Carmine, Cacace salva il pallone. Spera, questa volta a differenza del primo quarto non si sente la tripla nelle sue corde. Cacace finita da 3 punti, poi sorprende da 2, questa volta sbaglia. Vuole il pallone Riva, su lui c'è Di Carmine, più basso e più leggero. Galizzi torna in difesa, Tersillo, Romano prova a mettersi anche lui in proprio, rimbalzo di Riva, Tersillo ci mette una pezza, l'ultimo tocco è il suo, rimessa per Montegranaro. 5:20 da giocare nel terzo quarto, c'è il cambio, un colpo al volto per, subito da Romano, quindi va in campo il numero doppio zero Angelo Vassim. Galizzi, apertura su Minoli, spende la tripla e per Minoli sono 12 punti. Time out richiesto da coach Zanchi, vuole parlarci su. Terza tripla nel quarto per la formazione di Monterenaro, 4 ne ha messe nel secondo e 1 nel primo quarto. Per Giulianova 2 triple messe nel primo quarto, 2 nel secondo e invece a secco di triple in questo terzo parziale. Punteggio 41-48, un meno 7 che per Giulianova si fa pesante quando siamo giunti alla metà del terzo quarto. Vediamo inquadrata la panchina di Monterenaro. Coach Ciarpella sulla lavagnetta, vediamo le percentuali. Monterenaro sta tirando con un clamoroso 8 su 13 da 3 punti, 4 su 14 di Giulianova, 11 su 27 da 2 per Giulianova, 9 su 25 da 2 punti per Monterenaro, ma se continua a tirare con queste percentuali da 3 punti, Monterenaro è sicuramente in un ottimo momento di forma. Termina il time out, tornano in campo le due squadre
con Giuliano che deve trovare il bando della matassa, perso a metà del secondo quarto. Nel momento migliore qualcosa si è inceppato e Montenaro dal meno 13 si è portato al più 7. Tersillo, ricordiamo, Giulianova senza Epifani, senza Paoli e senza Tognacci. Rimbalzo di Cacace e c'è il fallo. Epifani e Tognacci infortunatisi nella gara di domenica scorsa contro Ancona. Tognacci praticamente nel primo quarto, Epifani nelle ultime azioni del quarto quarto, mentre Paoli ha dei problemi fisici e ancora non riesce ad esordire in campionato. 4.51 sul cronometro, difesa zona per Montenaro, Cacace perde il pallone. Minoli ci prova da tre punti, Vassim, lui sbaglia, si lamenta Minoli perché voleva lo scarico verso Bonfiglio e non il tiro di Vassim. Questa volta segna Di Carmine, ma bell'attacco contro la zona con Spera sul posto alto, ha tirato il raddoppio, ottimo il taglio di Di Carmine che ha appoggiato a canestro il suo nono punto personale a un passo dalla doppia cifra. Bonfiglio su Licetron, prova a farsi vedere in difesa, Spera che costringe Bonfiglio a calpestare la linea laterale, ottimo l'aiuto difensivo di Andrea Spera, c'è il cambio, torna in campo Romano al posto del numero doppio zero Angelo Vassim. Un post medio Cacace, prova di forza, questa volta sbaglia. Minoli da solo e segna, non torna in difesa Giulianova. Sono 14 per Minoli e torna a meno 7 Giulia Vasquez, Giulianova con il 50-43 in vantaggio di Montelenaro. Azione che ancora non parte, sempre nelle mani di Dron che prova a mettersi in solitaria, c'è il fallo di uno degli arbitri, quindi la rimessa laterale, il fallo del numero 12 Galizzi, secondo fallo per il playmaker della Sutor. Sutor che manda in panchina Bonfiglio e fa lo rifiatare, mentre pronto a rientrare Malatesta per Giulianova al posto di Tersillo. Ancora secco di canestri nel terzo parziale. Spera, scambia con Cacace. Cacace ancora fermo a 4 punti. Spera dal posto alto, ha questo tiro nelle sue corde. Sono 12 punti di Andrea Spera, miglior realizzatore delle Giulia Basket, che si riporta a meno 5, 45-50. Galizzi contro Dron. La palla è per Riva, 3 secondi sanzionati a Riva, fischio che si vede ormai rarissimo sui campi da gioco, mentre coach Zanchi richiama il rapporto Iba Tiam. Errore di Drone al tiro. Piano tattico di Montenaro che è ormai chiaro, correre, 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 sia sul canestro subito che sul rimbalzo di Carmine, mentre è scivolato l'arbitro. Di Carmine prova a mettersi in proprio, gran palla per Spera che segna, gran palla per Andrea Spera e time out
richiesto dalla panchina di Monteranaro, spera 14 punti, ma il passaggio di Carmine veramente veramente bello. Timeout di Ciarpella, che vediamo inquadrata dalla nostra regia. Punteggio 47-50, si riavvicina Giulianova, 2 minuti e 0,5 da giocare nel terzo quarto. Giulianova che sicuramente non è sorretta dalle percentuali, che sono abbassate dopo inizio gara travolgente, da 3 punti 4 su 14, da 2 14 su 33, mentre Monteranaro 10 su 27 da 2 punti, 8 su 14 da 3, 6 su 8 dei liberi, 7 su 12 invece per Giulianova. Dove Giulianova invece è nettamente in vantaggio è il dato dei rimbalzi, 33-22 con 17 rimbalzi difensivi e ben 16 rimbalzi offensivi a fronte del 13-9 della formazione della Sudor. Termina il time out, rientra in campo con coach Zanchi che catechizza Cacace. Giulianova non può prescindere dai punti di Cacace, ancora fermo a 4 punti messi a referto. 2 minuti da giocare nel terzo quarto e 5 secondi, 47-50 con Minoli in posizione di playmaker. Minoli playmaker classe 94 l'anno scorso in quel di Palermo. Riva contro Spera, l'aiuto di Tiam, gioca con due lunghi Giulianova. Galizzi inventa un canestro clamoroso e se la quota 4 punti personali, veramente coniglio pescato dal cilindro per Ezio Galizzi, che sta giocando una gran partita. Cacace contro Romano, forza il tiro, questa volta segna, sono 6 punti di Alberto Cacace e tutta Giulianova si augura che si sia sbloccato. Cacace in difesa su Minoli, lo batte in palleggio, Riva infrazione di passi, ha mosso il perno un paio di volte prima di palleggiare. Coach Ciarpella facendo di sì ai dubbi di Riva, che viene avvicendato, torna in campo Tibbs al posto di Riva, va in campo Bonfiglio al posto di Minoli. Tibbs che torna in campo dopo un'eternità dal fallo in attacco commesso nel corso del secondo quarto, fa la ricomparsa sul parquet quando mancano 64 secondi al termine del terzo periodo. Dron scambia palla con Tiam, con la Dron, apertura su Cacace, commette il quarto fallo, quarto fallo di Alberto Cacace, non è la sua serata. E coach Zanchi ovviamente prevedibilmente lo chiama in panchina facendo tornare sul campo di Carmine. Cinquanta secondi al termine del terzo quarto, che andrà via più velocemente rispetto ai, diciamo, ai primi due, molto frammentari, tanti cambi e tanti falli. Gallizzi in ball handling contro una testa, appoggia il tabellone, stavolta sbaglia, rimbalzo di Tibbs stoppato Cipriani e fallo, dicono gli arbitri, fallo di Spera e dovrebbe essere il terzo per Andrea Spera con 14 secondi nuovi, sì, infatti sono 3, 14 nuovi secondi da giocare per Monteranaro con 27 sul tabellone. Bonfiglio, la palla per Tibbs, stoppato da Di Carmine. Nove secondi questa volta
Cipriani, subisce Di Carmine, perde palla ma c'è il fallo, fallo di Di Carmine, terzo fallo di squadra per Giulianova, adesso diventano 4, per Di Carmine sono 2 falli personali, quindi ancora non c'è bonus, 18 secondi per concludere il periodo. 14 invece per Montenegro, quindi rimarranno circa 4 secondi per l'ultima azione offensiva di Giulianova. Bonfiglio contro Dron, vuole giocarsi tutti i secondi Bonfiglio. Gallizzi, la palla è per Romano e termino i secondi a disposizione di Montegranaro, perde la scarpa addirittura, ci sembra il numero 12 Gallizzi, c'è il cambio di uno degli arbitri, però fuori Cipriani al posto, suo posto Minoli, cambio anche per Giulianova, va in campo Tersillo, quindi vuole coach Zanchi un portatore di palla in più, un tiratore da 3 punti in più per gestire questa ultima azione. Mancano 4 secondi al termine del quarto. Pressing sulla rimessa ovviamente per Montegranaro, Di Carmine barca il centrocampo, un secondo e si prende il tiro che colpisce solamente il ferro. Giulianova che aveva comunque costruito una discretazione offensiva, termina il terzo periodo sul punteggio di 49-52, 1 più 3 di Montegranaro che nella sua lenta ma inesorabile rimonta ha chiuso il terzo quarto in vantaggio, dovrebbe essere stata addirittura anche più 7 sul 41-48 al 25esimo. Per Giulianova da segnalare i 14 punti di Andrea Spera, mentre in casa Montegranaro 17 dell'ottimo Cipriani con 4 su 5 da 3 punti e 14 di Minoli, 4 su 7 da 2, 1 su 2 da 3 punti, 3 su 5 e i tiri liberi. Per un bel 16 di valutazione, 16 come Cipriani. Anche se poi la valutazione è un dato anche insomma fine a se stesso, perché adesso la valutazione vede Montegranaro soccombere 46-53, ma il punteggio premia Montegranaro 49-52. Situazione di falli difficile per Giulianova, quantomeno 4 falli per Cacace che questa sera ancora non riesce a entrare bene in partita, poi 2 falli per Tersillo, 2 falli per Giulianova di Carmine, mentre invece per Montegranaro 4 falli per Ciarpella che dopo il fallo è tecnico, non è praticamente più rientrato, 3 falli per Minoli, per il resto situazione comunque abbastanza fluida. Ancora 10 secondi per concludere la pausa, 49-52 il punteggio e si torna in campo per gli ultimi 10 minuti di questa gara. La rimessa offensiva per il Giulia Basket, Dron contro Gallizzi, il taglio di Tersillo conviene servito, ci mette la mano Minoli, 12 secondi al termine dell'azione, Giulianova che ancora ha concluso poco in questa azione, Di Carmine costretto a inventarsi un passaggio, Spera quasi pure il pallone, Chiam, 24 secondi che sono scaduti, ma azione di Giulianova che non lascia sicuramente contento coach Zanchi.
Galizzi sfrutta il blocco di Tibbs che chiama il pallone, blocco alto ancora di Tibbs, Bonfiglio contro Spera, step back di Bonfiglio e mette dentro, sono 13 di Simone Bonfiglio e va più 5 Monterenaro. Dron, e lui questa sera con le chiavi della cabina di regia di Carmine. La palla è per Tiam che non riesce a trattenere il pallone, ma c'è il fallo, fallo di Romano, la rimessa da fondo campo. Mentre il campo torna a Ciarpella, Dron vuole il pallone, Spera, brutto il pallone per Tiam che ha accennato un taglio sul posto alto, taglio solamente accennato, 6 secondi al terminazione offensiva con Giuliano che prende queste due prime azioni del quarto quarto, ha combinato veramente ben poco. Tiam salva il pallone, 4 secondi, Tersillo si prende una tripla, piede a terra e la mette Matteo Tersillo. Torna a segnare da 3 punti Giulianova dopo un'eternità, si riporta a meno 2, 52-54. Bonfiglio contro Dron, questa volta è di Carmine su Tibbs che va a segnare. 2 punti anche per l'ex della gara, Gianluca Tibbs, che riporta a 2 possessi, seppur non pieni, il vantaggio della Sutor. Mentre sul cubo del cambio per coach Ciarpella c'è Cipriani. Di Carmine perde il pallone, 4 contro 2, Bonfiglio salva il pallone, Tersillo, la palla è per Di Carmine che viene stoppato da Ciarpella, si prende il rimbalzo e segna su 11° punto riportando il Giulia Basket a meno 2. Ciarpella circumnaviga Tiam ma poi viene stoppato, Giulianova con in mano la palla del pareggio potenziale e subisce il fallo Dron, fallo di Bonfiglio, secondo fallo di Simone Bonfiglio. Mentre va in panchina Galizzi e torna Cipriani. Cambio anche in casa da Giulia Basket, fuori di Carmine, torna Cacace. Tersillo ancora con la tripla, Matteo Tersillo, 17 per lui. E torna in vantaggio Giulianova dopo oltre 10 minuti. Tersillo in difesa su Cipriani, Minoli appoggia a canestro, segna con il potenziale gioco da 3 punti, 16 di Minoli e riporta in vantaggio Monterenaro. Lo sbaglia, il rimbalzo di Tiam, quindi minimo vantaggio per Monterenaro. Cacace, lui con la palla in mano, vuole il taglio di Dron e lo trova, scambia palla ancora con Dron. Otto secondi al terminazione offensiva, Cacace spende la tripla, 9 di Cacace, terza tripla del quarto per Giulianova, 60-58. Bonfiglio poggia a canestro, Tibbs tocca solo il pallone, lo salva Cacace, Dron in zingarata solitaria, Tersillo prova un'altra tripla, questa volta non va.
si torna a giocare su ritmi altissimi. Bonfiglio contro Cacace, Bonfiglio più veloce, step back di Bonfiglio, rimbalzo di Tibbs, fallo da dietro di Tiam, con Tibbs che aveva preso molto bene in posizione su Iba Tiam. L'ex centro di Palestrina e Fabriano si è fatto trovare impreparato, mentre coach Zanchi chiama il rapporto di Carmine. In panchina spera a rifiatare e torna di Carmine a posizionarsi in posizione di ala forte, anche se poi i Cacaci di Carmine sono interscambiabili in questo ruolo. Bonfiglio su di Cedron, blocco alto di Tibbs, fallo in attacco di Bonfiglio sull'ottima posizione difensiva di Ibatiam, che si è fatto perdonare dall'errore in difesa precedente. È il secondo fallo in attacco subito da Tiam nel corso di questa gara, terzo fallo di Bonfiglio. Viene fatto asciugare il parquet, la scivolata di Bonfiglio, mentre subito Montenaro si piazza in difesa, pressing, 5-53 sul cronometro, 60-58. Blocco di Carmine a fermare Bonfiglio, altri blocchi per liberare Tersillo che subisce un contatto, gli arbitri dicono non falloso. Minoli ciarpella la palla per Bonfiglio, accenno di blocco alto di Tibbs, Cipriani, Bonfiglio per la tripla, questa volta non la mette, a rimbalzi Tonnara e fallo di Iba Tiam che si dispera. Tonnara sotto canestro, secondo fallo anche per Iba Tiam. Conciliabolo tra gli arbitri e coach Zanchi, richiamo ufficiale anche per coach Zanchi, entrambe le bianchine richiamate nel corso di questa gara da parte degli arbitri, quindi la prossima protesta sia in casa Montegrano sia in casa Giulianova sarà verosimilmente sanzionata con un fallo tecnico. Cipriani, fallo dicono gli arbitri, fallo di Tersillo e due tiri liberi. No, c'era un errore sul tabellone che segnavano già quattro falli, segnavano già bonus, invece questo qui è l'ultimo fallo a disposizione di Giulianova e adesso ci sono i due tiri liberi. Fallo di Carmine, quindi due tiri liberi per Gianluca Tibbs. Coach Zanchi non è contento di questa difesa di Giulianova. Tibbs sbaglia il primo tiro libero. Ne avrà ancora un altro per portare Montenaro a meno uno. 0 su 2. 60-58, 5-20 sul cronometro. Di Carmine, la palla per Cacace in post medio, vuole giocarsela contro Ciarpella, la palla ancora per Di Carmine, ultimo tocco con gli arbitri di un giocatore di Giulianova, tocco di Tiam, quindi palla per Montegranaro, cambio per la Sudor, fuori Tibbs, dentro Riva, Tibbs che si lamenta per il cambio. Lamentele neanche troppo velate quelle di Tibbs per il cambio, mentre Ciarpella in posizione di playmaker contro Di Carmine. 4.58 da giocare, 60-58 vantaggio Giulianova, che recupera il pallone, lo salva con Di Carmine, Dron e lui a porta palla, perde palla Cacace,
mani nei capelli da parte di tutto lo staff del Giulia Basket, con coach Zanchi che predica calma. Due azioni consecutive praticamente buttate da parte del Giulia Basket, che vanificano due buone difese. Bonfiglio, mentre c'è il taglio di Cipriani che sfrutta il blocco di Riva. Cipriani si prende la tripla, la sbaglia, ma il rimbalzo è di Minori che lo strappa a Cacace. Bonfiglio scarica su Galizzi, gira per la prima esterna e Monterenaro. Cipriani, forse anche frazioni di passi. Minori, tripla, piede a terra e la segna. 19 per Minori e va più 1 Monterenaro sul 60-61. Canestro di Di Carmine, fallo di Riva. 13 per Di Carmine, il fallo è di Riva. Terzo fallo per il lungo ex Piombino. Torna più 1 Giulianova con il tiro libero per il potenziale più 2. Non lo concretizza, c'è anche l'invasione, quindi rimane a più 1 Giulianova. 62-61. Galizzi può farsi del Bonfiglio, riceve solamente adesso, gli ruba palla Dron, che però dicono gli arbitri spinge. Dron dubbioso sul fischio, dubbioso anche coach Zanchi. Cambio per coach Zanchi. Torna in campo Spera al posto di uno Paco Tiam. Per Tiam virgola. E 4 rimbalzi totali, 4 in difesa. Da Lunetta a Bonfiglio. Diventano 14 punti per Simone Bonfiglio. Lo sbaglia, parità 62-62. Tersillo prova a giocarsi uno contro uno, riesce a salvare il perno. Cacace di potenza segna, ma il fallo dice l'arbitro prima, fallo prima, però ci saranno due tiri liberi per Alberto Cacace. Mentre l'arbitro spiega il non fischio precedente, si lamentavano dalla panchina per l'infrazione presunta di passi di Tersillo. Da Lunetta a Cacace per due tiri liberi. Dieci di Alberto Cacace, va in doppia cifra. Due su due con il ferro che aiuta l'ex giocatore di Rieti. 64-62. Dron ben in difesa su Bonfiglio, non si capiscono poi Bonfiglio con Galizzi, e palla ancora per Giulianova. 3:20 sul cronometro, la rimessa è di Carmine. Tersillo varca il centrocampo, lui c'è Bonfiglio, la palla va a Cacace in post medio, si avvicina Cacace, Spera appoggia a canestro e subisce anche il fallo Andrea Spera. Torna a segnare Spera, 16 punti per lui, il fallo è di Cipriani, dovrebbe essere il quarto fallo, anzi quinto fallo di Cipriani. E doppio cambio per coach Ciarpella, uno obbligato Ciarpella per Cipriani e un altro, diciamo, tattico Tibbs al posto di Riva. Quindi 66-62 con Spera che ha anche il libero aggiuntivo e lo concretizza.
17 di Andrea Spera, 67-62 al 37esimo. Tersillo si fa battere in palleggio da Gallizzi, l'apertura su Ciarpella che si prende la tripla, rimbalzo di Gallizzi, lo strappa a quattro persone, Bonfiglio, ancora Ciarpella, Gallizzi, la tripla dall'angolo, rimbalzo di Tersillo sul cross di Gallizzi e Ciarpella, Marco Ciarpella, il coach di Monterano che chiama time out. Spera, la palla su Cacace che si prende due tiri liberi. Ottimo il gioco alto basso, Spera, Alberto Cacace, quindi due tiri liberi di Cacace e time out richiesto da coach Marco Ciarpella. Time out sul 67-62, mentre vediamo inquadrata la panchina del Giulia Basket. Giulia Basket che torna a segnare da tre punti in questo quarto quarto, dopo che nel terzo non aveva veramente mai messa. Abbiamo inquadrato coach Zanchi che cerca di catechizzare i suoi. ...67-62... dicevamo il punteggio, con Giulia Nova che ha 4 giocatori in doppia cifra, Cacace 11 punti, Tersillo e Spera con 17 e Di Carmine con 13... per Montanaro 3 giocatori in doppia cifra, 19 per l'ottimo Minoli, 11 per Simone Bonfiglio, 17 per Cipriani. I punti di Bonfiglio sono 14, sono stati segnati sul net casting 3 punti in più a Romano, quindi 14 di Bonfiglio, mentre dalla lunetta Cacace per due tiri liberi. ...12 per Alberto Cacace e va più 6 Giulianova con il potenziale tiro libero del più 7 quando mancano 145 secondi per concludere questa gara. Percorso netto di Cacace, 13 punti, 69-62. Minoli vuole il blocco di Tibbs, si prende la tripla, la sbaglia, c'è il fallo al rimbalzo, dicono gli arbitri, fallo di Tibbs che smanaccia Cacace. Tra qualche istante prima di riprendere il gioco con due tiri liberi per Cacace, 14 di Cacace, 8 nel quarto quarto. Con un po' di fortuna il pallone che bacia il ferro, 15esimo punto per lui, 71-62. Cerca di bruciare meno secondi possibili Ciarpella per passare il centrocampo. Minoli in zigzag solitaria, Ciarpella si butta dentro, la palla per Gallizzi, Minoli con la Ciarpella, c'è il fallo di Tersillo che contiene il primo passo. Cambio per Giulianova, quinto fallo per Tersillo e malatesta in campo. Quinto fallo per comunque l'ottimo Tersillo, 17 punti e due triple messe a segno inizio quarto quarto, importantissime nell'economia della gara del Giulia Basket. Primo punto di Ciarpella, gara solamente condizionata per Ciarpella dai quattro falli commessi praticamente subito, sarà qua da due punti
71-64. Cacace, la palla è ferma alla testa, deve varcare il centrocampo di Carmine, lo varca quasi lo scadere, 10 secondi a disposizione. Cacace, palla in mano, su Luce Minoli, prova a batterlo in palleggio, salva la palla, ma la testa ancora di Carmine, 7 secondi al termine, 6 secondi, ma la testa si butta dentro, si prende il tiro, rimbalzone di Spera, sembrava esserci stato un fischio che in realtà non c'è stato. Minoli, 1.25 da giocare, si prende la tripla con lo step back, rimbalzo di Spera che lo strappa a Bonfiglio di Carmine, Dron subisce il fallo di Minoli, 1.14 sul cronometro, Dron per due tiri liberi e quinto fallo anche per Minoli. Non si avvede della segnalazione il capitano di Montrenaro. Si lamenta Minoli per non aver commesso il quinto fallo. Da il referto, dice quinto fallo. Quinto fallo di Minoli. Si lamentavano dalla panchina di Montrenaro perché sostenevano che Minoli avesse commesso con questo il quarto fallo. In realtà controllo del referto, quinto fallo di Minoli che termina anzitempo la partita. 1.14 da giocare. Dron, sono 4 i punti per Gabriel Dron. Due su due di Gabriel Dron dalla lunetta, va più 9, 73-64, 1.10 da giocare in questo quarto periodo. Bonfiglio contro di Carmine, si prende la tripla Bonfiglio da casa sua, 17 di Bonfiglio, 73-66. Bonfiglio ha messo delle triple clamorose e riporta a meno, -6 la formazione di Montrenaro, quindi due possessi di vantaggio per il Giulia Basket. Ma la testa di Carmine e lui in posizione di playmaker contro Romano. Subisce il fallo di Carmine, dovrebbe essere fallo di Ciarpella, quinto fallo per Francesco Ciarpella, al suo posto in campo Riva, quindi gioca con due lunghi Marco Ciarpella, da lunetta di Carmine per due tiri liberi. Quattordicesimo punto per Di Carmine, che porta a 7 punti il vantaggio del Giulia Basket. 2 su 2, 18 di Di Carmine, e c'è il time out di Ciarpella per rimettere in zona offensiva. 75-67 il vantaggio della formazione di Giulianova. 51 secondi sul tabellone per chiudere la gara. E con 18 punti Spera il miglior realizzatore in casa Giulia Basket, seguito da Cacace con 15, anzi da Tersillo con 17, Cacace con 15 e 14 di Carmine. In casa Montrenaro 17 per Bonfiglio, 19 per Minoli, che però ha dovuto chiudere anzitempo la partita.
Termina il time out, monteranno in campo con la coppia di lunghi Tibbs e Riva, Galizzi, Bonfiglio e Romano esterni. Giulava con Malatesta, Dron, Cacace, Di Carmine e Spera. Quasi perde palla Tibbs. Bonfiglio si prende un'altra tripla. Rimbalzo di Cacace che lo smanaccia verso Di Carmine. 40 secondi scarsi da giocare. Cacace va anche il centrocampo. 30 secondi al termine. Più 8 per Giulianova che vuole mangiare tutti i secondi a disposizione. Di Carmine in posizione di playmaker. La palla è per Spera. 5 secondi, 4 secondi. Cacace prova a buttarsi dentro, a prendersi un fallo. Rimbalzo di Romano. Coach Zanchi dice no fallo. Tibbs segna. Sono 4 punti per Tibbs. La rimessa è di Malatesta per Spera. Barca il centrocampo, Dron e Giulianova conquista la prima vittoria in campionato. 75-69, condannando la Sudor Monterenaro alla seconda sconfitta in questo inizio di girone di andata. Ricordo i punteggi per ogni singolo giocatore: Giulianova, Cacace 15 punti, Malatesta 6, Dron 5 punti, Di Carmine 17, Spera Di Carmine 15, Spera 17, Tersillo 17 per il Giulia Basket, per Montegranaro, Minoli 19, 6 per Riva, 2 per Ciarpella, 4 per Galizzi, 4 per Tibbs, 17 per Cipriani e 17 anche per Simone Bonfiglio. Ricordo il punteggio finale: Giulia Basket, Giulianova 75, Sudor Montegranaro 69. Da Adriano Annucci al commento e Bruno Scarpone alle riprese è tutto.